data contro il Real Forte, una partita che poteva, in cui poteva succedere di tutto, è successo quello che non doveva succedere. No, è successo veramente di tutto. È successo che Lentigione ha prodotto, secondo me, buone azioni offensive, ha avuto molti più occasioni di quante gol non abbia fatto, anche sullo 0-0. Poteva farne di più, ma la verità è che siamo stati, la parola che uso dire non mi vergogno, l'ho detta anche ragazzi, imbarazzanti sulle fasi statiche, difensive, in cui abbiamo subito 4 gol che non sono di questa categoria. Al netto della partita con la Giana, questa era la seconda miglior difesa del campionato nelle ultime 20 partite. Oggi su quelle fasi lì sembravamo sempre, diciamo, fuori fase. Meglio che utilizzi parole consone all'italiano, perché verrebbe da dire qualcosa che non si potrebbe dire. Loro battevano bene i calci d'angolo, però bisogna stare più attenti. No, loro hanno battuto i calci d'angolo come li battono tutti in questa categoria. Tutti hanno calciatori buoni, tutti hanno soluzioni buone. Sapevamo che è una squadra forte su questo concetto, ma noi ci siamo fatti trovare impreparati. E per una squadra che sta lottando per la salvezza e col percorso che dobbiamo fare noi, lì ci vuole più attenzione e più cattiveria in quelle fasi lì. Sono gol veramente che non si possono vedere in questa categoria. Purtroppo, perché per quanto riguarda il volume offensivo, sembrava proprio una squadra che poteva anche vincere, però naturalmente bisogna anche badare alla fase difensiva. In questi casi non basta, quando non bastano 3 gol vuol dire che c'è qualcosa che non ha quadrato. La fase difensiva, ripeto, nelle fasi statiche, perché la fase difensiva con le palle giocate non siamo mai dati tanto imperquisiti. Ricordo un tiro da fuori area che ha lambito il palo, ma noi abbiamo avuto 1000 occasioni. Siamo andati in difficoltà su tutte le palle da fermo, calciate, cosa che non avevamo mai sofferto in questo modo, soprattutto in casa. Giocatori che saltano nel proprio cilindro da soli, nessuna cattiveria in quelle fasi. No, sono molto arrabbiato con i miei giocatori e dobbiamo rimetterci, come dire, la tuta da operaio, perché oggi mi è sembrato che avessimo un po' il vestito da festa quando difendevamo. Invece questa squadra sa giocare a pallone, l'ha fatto vedere anche oggi, però deve saper difendere in maniera più umile e con più cattiveria.